Beh, è una grande emozione vedere Luca qui, perché in questi mesi di lotta comune insomma si sono create delle solidarietà molto forti che, diciamo, vengono benedette dal vino. E questo vino ha un nome meraviglioso, Terre Giunte. L'Adriatico ci collega, abbiamo delle culture comuni, abbiamo adesso anche un vino comune, e per chi dà valore a queste cose sa che insomma, è una cosa che non è solo un'operazione commerciale o un'operazione enologica, è qualche cosa di più. È lo spirito di mettere insieme le uve di due grandi regioni che, come è stato detto, hanno tanti elementi di parentela e di... Quindi è una bella serata per la Puglia, per il Veneto forse, posso dirlo, per noi soprattutto, ma devo dire che questa è veramente una, lo posso dire con grande umiltà, è un segno di unità nazionale all'insegna del regionalismo intelligente. Sono in un'azienda modello, un'azienda simbolo, quella di Bruno Vespa, e ci sono venuto volentieri, era un impegno che mi ero preso su Cortina e quindi adesso sono qui. Benvenga a questa iniziativa di Bruno Vespa nel mettere assieme, quindi non semplicemente mischiare, mescolare, ma farne un blend di quello che è l'amarone, il primitivo, ne vengono fuori queste Terre Giunte, direi che è buona, e anche il vino. Covid da noi ha menato duro, abbiamo avuto un'esperienza non facile, però l'abbiamo condivisa con i governatori. Qualche anno fa si parlava di Batman, no? Quando si parlava di regioni. E penso che il Covid li abbia sdoganati a pieno titolo queste regioni. Don Sturzo nel 49, la Costituzione del 48, lui era siciliano, quindi aveva uno statuto precostituzionale. Don Sturzo nel 49, dopo un anno della Costituzione, diceva: io sono unitario ma federalista impenitente. Grazie al presidente Zaia sono stato sul Monte Grappa qualche anno fa a festeggiare i 100 anni della prima guerra mondiale, e ero in macchina con il suo assessore Elena Donazzan e siamo passati davanti al ponte San Lorenzo, che è vicino a Bassano del Grappa, e Elena mi disse: sai, questo è il punto di massima penetrazione degli austriaci dopo la disfatta di Caporetto. Dice: sai chi ha fermato gli austriaci a Bassano del Grappa? La brigata Bari. Ora, questo è il senso di queste cose, questa è la bellezza di questo paese, e io ovviamente amo il Veneto come amo la Puglia, come amo tutte le regioni italiane, e noi ci batteremo fino alla fine attraverso i mezzi della pace e i simboli della pace. Il vino è un simbolo di pace straordinario per fare in modo che questa terra possa crescere, perché ne abbiamo tutte le possibilità, anche con l'aiuto di chi è più avanti di noi, e noi speriamo di raggiungervi presto.